Ala ha segnato un gran gol e poi, come dice Hiller, così come lo vuole il buon Mazzarri. In attacco mi dispiace, ma Vargas proprio non riesce a convincere. Saranno le fatiche di questo precampionato, perché comunque il Cile non credo si allenasse così come lo fa con Pontelli. Ci auguriamo che possa risolvere i suoi problemi, perché oggi stamattina Mazzarri è stato molto esaustivo. Proprio sulla mia domanda ha risposto che per il momento si valgono varie situazioni, no? Di questi quattro attaccanti, che sono Cavani, Pandev, Vargas e Insigne. Se poi non ci sono le possibilità di avere tutto a disposizione, allora uno dei due giovani potrebbe anche essere seduto in prestito e non sarebbe una bocciatura. Bene, grazie a Salvatore Gazzo del Roma. Io, come vi dicevo, ho lo schermo nero, ma so che sono arrivati i gol. Non vi muovete, che fra qualche istante, appena li vediamo, potremmo commentarli. Felice Naddeo, se gentilmente può venire da noi, è stato ospite della nostra commissione una sua cosa di mezzogiorno. Sentiamo un altro parere, poi Girolino a Napoli. Appena vedo i gol ve li faccio vedere. Felice, che partita è stata, soprattutto in un allenamento, sì, ma quanto è stato utile al Napoli? Credo che sia stato un buon allenamento, soprattutto per cercare di smaltire i carichi di lavoro. Credo che magari sia stato messo oggi un po' in difficoltà da Gargiano, che tutto sommato ha fatto una buona prova sia in posizione nel giallo, ma soprattutto nel ruolo di Michele. Devo dire la verità, mi sono piaciuto tanto i ragazzini, Baruti, Fornito e anche Novotti, con il gol sono segnali positivi per il futuro. Però dobbiamo guardare con attenzione a quello che sarà la partita di domenica con il Bayer Leverkusen, un test sicuramente importante. Unica nota negativa, purtroppo, ancora Marcos. Bene, linea a Napoli, fra un istante arrivano i gol. Grazie a Felice Naddeo, a te e Anna. Sì, grazie Andro, io però volevo dirti che noi sui nostri schermi già avevamo le immagini, avevamo appunto le immagini della partita e dei gol, quindi adesso li dovresti vedere anche tu, penso, tra pochissimo. Fammi sapere quando... Non li vedo io purtroppo, okay, allora... non ho capito la regia, adesso li vedete voi ma non li potete commentare. Non so perché questo architrave, che non si fanno vedere i gol, non li possiamo commentare. Comunque, Napoli, questi sono i gol che state vedendo, e io chiedo la regia di mandare sempre gli highlights a questo punto. Carmine. Anzi, volevo dire, ho capito male, Salvatore, il nostro amico Salvatore Gaiaccio ha detto che Gargano, vice di Hiller, ha giocato? Pronto? Sì, quando è uscito Hiller, Gargano ha preso il posto suo, secondo me ha giocato nella posizione. Ma Gemail era in campo, perché poi non sappiamo niente come hanno giocato. Gemail non era ancora entrato, non era entrato, assolutamente no. Va bene, ok.